Mister, come giudica il risultato, mister? Ve l'ho detto poc'anzi, il risultato per me forse se vorrei fare una spioninata un pareggio, però non devo essere un attimino cioè magari uno esalta troppo oppure dice no, io penso che il pareggio è il risultato più giusto, però in virtù del fatto della partita di domenica, se io faccio la Cernita dovevo avere 4 punti, ero più contento di aver vinto domenica perché mi meritavo di più domenica, palo, traversa, gol a tu e tu, insomma, voglio dire, che oggi. Però tutto sommato non ci sono dei meriti da Palmese, non perché alla fine voglio ci fare, perché è una partita che tu hai perso un Lippo Grifo, non hai perso l'altro, cioè, voglio dire, proprio perché hai perso una squadra organizzata e non è che hai perso in modo netto e schiacciante, ti deve fare un attimino lavorare. E diciamo che è stata una prevalenza più di esperienza, sì, che altro. Dove può arrivare, dove vuole arrivare Lippo Grifo? Ma in settimana, se mi arriva a me la prima punta che io ho chiesto da 2 mesi, da quando siamo partiti praticamente, il discorso è che io, il mio gioco, chi mi conosce, penso che comunque mi conosce bene, io faccio il 4-3-3. Oggi ci siamo snaturati un po', insomma, con questi due falsi attaccanti, Armonia e Guadagnuolo. Oltre alla tifoseria della Palmese, che chi l'ha impressionato? No, io a Parma sono stato giocatore, voi vi dimenticate, quindi io ce l'ho nel cuore, quindi sinceramente lo sapevo che oggi era una festa, c'era entusiasmo, anzi questo è modo di orgoglio e attenzione, perché comunque il calcio sta ritornando alla grande, questa è una piazza importante, non a caso ho detto vicino a Juve, qua difficilmente qualcuno viene a vincere, perché per questi motivi qua, però non si deve perdere l'entusiasmo, sul fatto che comunque oggi 2-1 già qualcuno, no, io penso che comunque il risultato negativo ci può essere, perché comunque è venuto a vostro detto, no, a mio detto, contro una signora squadra. Che voto dai alla tua squadra? Alla mia squadra, come applicazione e sacrificio do 10, e poi c'è tanto da lavorare. Ecco, sbilanciandoti sulla Palmese. Non mi dire, io la Palmese, non io no, io penso che la Palmese di oggi, vista al comunale, io penso che arriverà nei primi 5. E questo lo metto, te lo, ma io penso arriveranno nei primi 5, quinto, quarto, questo è il suo campionato. Beh, io penso che il sogno dei tifosi e della dirigenza che arriveranno altri 5 giocatori più che 5 in classifica. Voi mi avete chiesto oggi com'è la squadra, dalla mia poca esperienza, perché voi siete un tecnico comunque valido, dalla mia poca esperienza, il nostro campionato sarà un campionato importante, certo, penso io. Però la Palmese, con o senza accorgimento, con l'entusiasmo, attenzione, perché voi se perdete l'entusiasmo, non è che avete una squadra, cioè la squadra è importante, non è una squadra, con l'entusiasmo fa sì che potete arrivare nei primi 5 posti. La spinta maggiore ci è venuta proprio da questo, nel vedere, dopo tanti anni, una tribuna piena e gente che in effetti non si è fermata. Mi ha fatto piacere perché io qua ho fatto 2 anni, forse è difficile trovare questo pubblico. No, questo pubblico qua lo troverai domenica a Sanno col tempo. Beh, potremmo anche farne almeno di fare qualche domanda, perché basta che la telecamera vada a inquadrarci per leggere sui nostri volti che il risultato non è che è stato molto favorevole. No, non è stata molto favorevole, penso che il risultato sia bugiardo, meritevamo almeno il pari per quello che si è visto in campo. Un bel primo tempo, poi la squadra è andata scemando fino a che si è persa completamente di lucidità. Sì, l'avete centrato benissimo, cioè il primo tempo abbiamo tenuto bene il campo, siamo stati positivi nella ripartenza. Solo che nella seconda parte diciamo che ci siamo un po' disuniti, eravamo un po' troppo convinti di tenere già la partita in pugno, però io penso che questo deve fare tesoro, che le partite si giocano 90 minuti, non si giocano solo 45 minuti, quindi questo è da vedere, da lavorare tantissimo per i ragazzi che adesso si affacciano in questa categoria, quindi dobbiamo lavorare, questo è il concetto. Una squadra che è troppo forte, che è arrivata troppo presto per la Palmese? No, non è arrivata troppo presto. Io condivido in pieno quello che ha detto il mister. Nel secondo tempo siamo scesi in campo un pochettino, non lo so, forse già
convinti di portare a casa il risultato. Poi certamente loro sono attrezzati per fare un campionato di vertice, per poterlo vincere. Noi siamo una matricola, se così si può dire, quindi cerchiamo di onorare il nostro campionato con il massimo impegno, come ogni domenica. Forse non si è avuto ancora questo passaggio di mentalità, gente forse troppo convinta di dover fare un campionato di promozione e poi si trova sbattuto qua in eccellenza con squadre che hanno esperienza non solo come attività, ma che vantano tra le proprie file elementi che hanno un passato da professionista quasi. Eh beh, questa è purtroppo la categoria che è un altro calcio rispetto a quelle che noi dovevamo affrontare, diciamo, 10 giorni fa. E quindi dobbiamo capire la squadra, io e la tifoseria, che noi non siamo attrezzati per, diciamo, per il vertice, però siamo una buona squadra. Sicuramente anche domenica scorsa abbiamo fatto un buon primo tempo, poi nel secondo tempo teniamo questo calo di tensione che non ho capito dove che si può si deve migliorare a tutti i costi. Addio. Come calciatore in campo eravate troppo impegnati a una qualche cosa di diverso o seguivate attentamente le fasi della gara? Perché avete preso 2 gol che effettivamente non si sono accorto quasi nessuno, forse nemmeno voi in campo. Vabbè, credo che 2 tiri da lontano, di cui uno deviato, ci hanno colto di sorpresa. Il campo credo che abbia dimostrato che non meritavamo la sconfitta. Abbiamo giocato entrambe le squadre a viso aperto e credo che il pareggio fosse il risultato più giusto. Siamo stati, credo, un po' sfortunati. Magari ci voleva un po' di grinta in più, più coraggio di osare da parte di noi in campo. Più che sfortunati, un po' sprovveduti, perché avete lasciato spazio a giocatori che sapevate che erano marpioni, gente di mestiere, gente che giocava proprio sull'errore di inesperienza vostra, no, mister? Sì, ma sicuramente perché teniamo, diciamo, il 70% ragazzi che non hanno mai giocato in questa categoria, quindi dobbiamo crescere, ragazzi che però non togli che i ragazzi, questi under, si sono comportati bene, sono un po' dispiaciuti per i veterani che ci aspettavamo qualcosa in più, però penso che si deve lavorare moltissimo anche sul piano mentale e sul piano di organizzazione di gioco, perché nella seconda parte non mi è piaciuto per niente. Presidente, il cantiere chiuso o rimane aperto? Ma io penso che il cantiere per noi rimane sempre aperto, sicuramente ci incontreremo in società con gli amici, non dico stasera ma in questa settimana, cercheremo di apportare qualche modifica alla rosa. La risposta dei tifosi è stata molto positiva? E questa è la cosa più che mi dispiace, che ci tenevo tanto. Visto la presenza entusiasta del pubblico palmese, di non perdere, di regalare almeno a loro una vittoria, quantomeno un pareggio, perché lo meritano, non lo meritavano oggi. Sono stati il 12esimo uomo in campo. Quindi adesso mettiamo una pietra su quello che è il passato e diciamo ai tifosi che possono continuare con fiducia a seguire la Palmese, perché la Palmese dalla settimana prossima sarà diversa. Ma senz'altro, noi non ci siamo esaltati con la vittoria di Solofro, non ci abbatteremo certamente con la sconfitta di oggi. Io l'ho detto e l'ho promesso ai tifosi, noi siamo un gruppo di amici che abbiamo voglia di fare calcio, ma calcio a 180 gradi, quindi non c'è preoccupazione. Andiamo sempre alla ricerca di qualcosa per poter migliorare l'assetto, per poter migliorare la squadra e far sì che questo pubblico possa sempre ritornare più numerosa allo stadio e incitare forza alla Palmese. Tecnico Ferrara, se tra le sue richieste qualcuno da esaudire espressamente, cosa chiederebbe al Presidente? Beh, il programma che è stato chiesto dalla società, penso che non è che noi dobbiamo illuderci più di tanto. Sappiamo che non è che ogni domenica incontreremo queste forti squadre come loro si sono attrezzati, però io penso che noi possiamo fare un buon campionato e stare, diciamo, nella classifica alta. Sperando in qualche rinforzo. Vabbè, ma io penso che adesso rinforzi non se ne possono prendere, dobbiamo aspettare dicembre e dobbiamo lavorare tantissimo e dobbiamo ottenere più di quelle che oggi ci ha dato la squadra, perché il potenziale ci sta. Ripeto, dobbiamo migliorare, dobbiamo capirci, è una squadra nuova, ragazzi che non hanno mai fatto questa categoria, però io sono fiducioso che sicuramente miglioreremo a vista d'occhio.
Allora la risposta è ai risultati. Ma sicuramente il risultato è quello che conta nel calcio, però io penso che i ragazzi hanno tutte le motivazioni, la società ci ha messo a disposizione di tutto, però abbiamo deciso con la società che fra un mese noi dobbiamo sapere che cosa siamo, se siamo una squadra per la classifica, alta classifica, o dobbiamo solamente, diciamo, stare in centro classifica, però penso che i presupposti ci sono. Dobbiamo quindi aspettare e soprattutto sperare.